A Teramo un'importante scoperta archeologica ha fatto riemergere un periodo storico remoto, l'età del ferro, grazie alle recenti attività di scavo preventive condotte nella località di Piano d'Accio dove è in fase di completamento il polo agro-bioveterinario dell'Università di Teramo. Le indagini hanno rilevato la presenza di una necropoli antica con sepolture risalenti al VII e VI secolo a.C. La soprintendenza per le province dell'Aquila e Teramo ha immediatamente richiesto un'indagine archeologica estesa per esplorare a fondo le testimonianze di questo sito storico. Questo ritrovamento di tombe che sono ascrivibili alla. Eh, All'età del, del ferro, ma eh, tombe intatte, tombe a circolo. Eh, la, mh, quella, eh, la prima scavata, e eh, la, la più bella, è proprio eh, di una, la sepoltura eh, di un bambino che a me piace definirlo un bambino guerriero: quindi con tutti i monili, e, ehm, tutte eh, insomma eh, praticamente rinvenute in modo perfetto. Così come. Anche altre sepolture, quindi Piano d'accio, eh, si conferma essere una, eh, una fucina veramente di, eh, di scoperte dal punto di, vista, dal punto di vista archeologico. Ricordiamo anche il ritrovamento della fornace romana nei primi eh, lavori che sono stati fatti per il plesso. Questo ritrovamento non solo arricchisce la comprensione delle dinamiche insediative del primo millennio a.C. ma segna anche un punto di svolta per l'area che, una volta completata. Le ricerche sarà destinata alla costruzione di un nuovo edificio per la degenza di grandi animali. Eh, dobbiamo gestire il tutto, eh, quindi con eh, come dire l'entusiasmo e l'emozione legata al ritrovamento, ma anche nella gestione, nella gestione dei tempi per non bloccare poi eh, i lavori eh, per eh, il Dipartimento di Medicina Veterinaria. Il 16 giugno ci sarà l'apertura eh, al pubblico, eh, questo mi consente anche di di ringraziare il FAI che si è reso disponibile a gestire questa giornata, quindi molto molto eh, importante questa, questa collaborazione, in modo tale da mettere a disposizione eh, della, della comunità anche questi ritrovamenti. Ovviamente il tutto deve essere gestito eh, in modo molto accurato perché si tratta ancora di una zona di scavo.